approvata in via definitiva in Consiglio dei Ministri il decreto attuativo per l'istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità, una figura importantissima, un punto di riferimento per tanti cittadini con disabilità e per le loro famiglie. Godrà di indipendenza nelle sue azioni e di autonomia, avrà la possibilità anche d'agire d'ufficio per approfondire casi e situazioni che dal suo punto di vista possono essere critiche. Potrà anche arrivare a chiedere l'intervento del TAR qualora, dopo aver sollecitato comuni, enti locali nell'attuazione, per esempio, dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, il cronoprogramma non dovesse essere stato diciamo, scritto e attuato. Quindi, diciamo, da tanti punti di vista sarà una figura che potrà agire nel pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità, che potrà ricevere anche le segnalazioni e dal 1 gennaio del 2025 finalmente avrà proprio piena attuazione. Nei prossimi mesi dovrà essere individuata la sede. Il garante è un organismo formato da 3 componenti e avrà la possibilità di contare su un ufficio con 20 funzionari, quindi una struttura che davvero avrà la piena possibilità e la piena capacità di operare e che piano piano potrà anche essere implementata e vedremo naturalmente di dare la possibilità al garante di avere tutta l'opportunità di collaborare naturalmente con il ministero, con il territorio e soprattutto di potersi confrontare con i cittadini. Il prossimo obiettivo è certamente quello anche della piena attuazione del decreto che nella legge delega individua una nuova procedura per la valutazione dell'accertamento della condizione di invalidità civile e introduce il progetto di vita nella valutazione multidimensionale delle persone con disabilità. Davvero questo sarà il passo più importante che segnerà anche un cambio epocale, diciamo, nella prospettiva della presa in carico della persona con disabilità, perché davvero anziché continuare a immaginare tutte le prestazioni in maniera frammentata, con il progetto di vita cercheremo di unire, diciamo, intorno alla persona tutte le misure e i servizi delle quali ha necessità e che partono dai suoi desideri e dalle sue esigenze, così come descritto dai principi della Convenzione ONU. Naturalmente in questo decreto attuativo ci sono anche tanti altri elementi importanti, come l'accomodamento ragionevole, come l'eliminazione della parola handicap e handicappato da tutte le leggi ordinarie, che sembra una banalità, ma da tanti anni ci si prova e ancora non si era riusciti a portare avanti questa piccola ma grande battaglia. Ecco. E poi ci sono sicuramente tanti altri aspetti come la sburocratizzazione e la semplificazione delle procedure, ma questo è solo un tassello di tante altre cose che si intrecciano in questo mondo e che devono procedere, secondo me, in maniera sempre più spedita, soprattutto scardinando alcuni limiti di burocrazie, che sono limiti istituzionali molto spesso, che partono da metodi che si sono sempre portati avanti nel corso del tempo e che oggi noi vogliamo innovare e rinnovare, soprattutto con l'aiuto di tutte le persone, degli enti del terzo settore e per andare in questa direzione.